Per me la colazione la mattina inizia in modo classico, quindi cappuccino con un caffè bello strong e biscotti normali, vario continuamente, quindi non ho una marca o un tipo particolare. E solitamente, no, solitamente sempre, questo mi basta e arrivo tranquillamente a pranzo, quindi io non faccio mai una seconda colazione. Pranzo oggi è a base di pesce e nello specifico a base di polpo che ho semplicemente lessato in acqua salata e io poi però lo pulisco completamente, quindi tolgo tutto, anche le ventose, perché non riesco assolutamente a mangiarlo anche con le ventose, e più o meno io mangio mezzo polpo. Per cercare di renderlo un pochino più saporito, aggiungo questa salsa vinaigrette che ho fatto in queste dosi: un cucchiaino di senape, 6 cucchiaini di olio, 2 di aceto, e io utilizzo l'aceto di mele, sale e pepe. E questa veramente è buonissima, oltre che anche priva di grassi, perché c'è solo l'olio d'oliva, 6 cucchiaini, quindi veramente molto poco, però rende il tutto molto più gustoso. E per contorno ho preparato semplicemente una carota cotta con olio, acqua, sale e anche un po' di prezzemolo. In questo modo poi la carota mi aggiunge anche un po' di colore al piatto, che non guasta. So che con il polpo starebbe bene le patate lesse, starebbero bene, ma io preferisco evitare le patate. Ne sento molto più leggera con la carota e solitamente io vado ad arricchire i miei contorni di verdure con dei semi. Allora, in questo caso ho i semi di zucca, ma possono essere o appunto di un solo tipo, come in questo caso, o anche quei mix, no, che si trovano al supermercato. E quindi io li impreziosisco con i semi proprio perché sono ricchi di sostanze e privi di grassi che fanno male, e il tutto poi lo accompagno con questi tarallini ai semi di finocchio di alce nero. Sono ottimi sia nel gusto e anche nelle loro sostanze nutritive, perché hanno solamente 2,5 grammi di grassi saturi per 100 grammi, e quindi sono veramente buonissimi a base di olio d'oliva e aggiungono quel tocco di croccantezza al piatto che non guasta, sinceramente, e anche un po' più di sapore. Sono ottimi, veramente buonissimi. Io li adoro, li stra adoro. A volte li mangio anche così, semplicemente come snack, se ho un attimo di fame. E il tutto lo accompagno con del tè. Ho messo in infusione del tè e sì, preferisco bere tè piuttosto che acqua perché ovviamente ha un po' più di sapore, e questo è il mio piatto super goloso, almeno secondo me. Visto che è avanzato un pochino di tè, lo finisco ovviamente con qualche biscottino. Io ho fatto questo, diciamo, mix oggi di biscotti con gocce di cioccolato. Questi sono i Bucaneve e sono buonissimi, questi XXL con le gocce di cioccolato, e questi sono della Galbusera. E quindi niente, il mio pranzo finisce con questo dessert. È il momento dello spuntino preallenamento, perché io praticamente mi alleno tutti i giorni e prima di allenarmi però cerco di fare un po' un pieno di energia,
per evitare di rimanere senza energie durante l'allenamento, e di solito mi bevo un bel bicchiere di una bevanda vegetale, che può essere alla mandorla, ma alla noce o anche alla nocciola, un mix di cereali, al cocco. L'importante è che sia comunque una bevanda senza zuccheri aggiunti, ma che abbia solamente zuccheri naturali, come in questo caso, perché mi fornisce energia, però so che non mando giù schifezze varie. E quindi niente, mi bevo sempre un bel bicchiere di queste bevande, o comunque me lo porto dove mi alleno e lo sorseggio durante l'allenamento. In più, se poi sento che magari ho un calo di zuccheri o comunque che mi serve più energia, mangio un dolcetto. Oggi, per esempio, voglio mangiare uno di questi bonbon al caffè di Grom, che io stra adoro, che sono al 70% di cacao amaro e sono praticamente questi quadrotti con all'interno gelato al caffè, e sono buonissimi perché non sono tanto grandi, quindi non mi fanno sentire in colpa, e poi comunque poi li smaltisco durante l'allenamento, e però anche questo mi dà energia. Dopo il super allenamento che ho fatto sul trampolino elastico, è ora della cena e mi faccio dei toast all'avocado e li accompagno semplicemente con del caffè d'orzo senza zucchero. Ovviamente poi berrò anche dell'acqua perché questo è un po' pochino, però a me il caffè d'orzo senza zucchero piace tantissimo perché disseta, essendo un po' amaro. Il pane che ho utilizzato, io di solito faccio sempre 4 fette, io compro questi pan bauletti qua del Vivi Verde Coop, e adesso ho questo al kamut normale, quindi bianco, ma compro anche quello integrale, quello cereali, insomma quello che ho in quel momento, dipende, comunque vario spesso, e quindi di solito mi faccio 4 fette. Ho visto che un avocado mi basta per 4 fette. Visto che l'avocado ha comunque gli stessi grassi che ha l'olio d'oliva, io condisco semplicemente con un pochino di aceto balsamico, l'olio non ce lo metto, però ha un bassissimo contenuto di grassi saturi, quindi è un ottimo alimento. Metto un po' di sale, non tantissimo, perché a me non piace mangiare troppo saporito, e un pizzico anche di sale, e poi aggiungo un ingrediente che gli dà un po' di croccantezza oltre a quella del pane, e anche un gusto che a me piace, quello del mais, ovvero i popcorn cotti però con la friggitrice ad aria, e quindi sono totalmente privi di qualunque tipo di grasso, di unto, e quindi sono veramente ottimi per dare gusto, sapore, ma per fare comunque un'alimentazione e soprattutto una cena leggera, senza appunto troppe schifezze, perché altrimenti che ci siamo allenati a fare se poi la sera ci strafoghiamo? Bene, me ne avanzano anche, ovviamente li ho fatti di proposito, di più, perché poi dopo mi aspetta la partita, quindi me li mangerò durante la partita. E quindi questa è la mia cena per stasera.